Rocío Morales non potrebbe essere più contenta. Arriva la notizia che tutti stavamo aspettando, finalmente è accaduto. Che grande gioia! La famosa attrice spagnola lascia tutti a bocca aperta. La lieta notizia riempie il cuore dei suoi fan di gioia. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Tutti al settimo cielo per lei. Rocío Morales al settimo cielo dopo la grande novità modella, conduttrice, attrice, Rocío Muñoz Morales è uno dei volti noti del piccolo schermo più amati d'Italia e della Spagna. Classe 1988, è nata a Madrid. Dopo aver studiato giornalismo, si dedica alla sua passione più grande che è la recitazione, iscrivendosi anche ad una famosa accademia d'arte. Inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Grazie alla sua insegnante di danza partecipa all'edizione spagnola di Ballando con le Stelle, poi nella serie televisiva su Telecinco, La Pecera de Eva. Nonostante in Spagna abbia avuto tantissimo successo, Rocío ha sempre puntato all'Italia, la nazione che oggi è diventata la sua casa. Nel nostro bel paese l'abbiamo vista in alcune fiction e film di grandi successo come Tango per la Libertà insieme ad Alessandro Preziosi o ancora al teatro con lo spettacolo Certe Notti che l'ha consacrata anche come attrice teatrale. Dal 2011 fa coppia con il sexy symbol italiano, Raoul Bova, incontrato sul set del film Immaturi, che l'ha resa mamma di due figlie. L'una nata nel 2015 e Alma nata nel 2018. Arriva proprio per lei e la sua famiglia, ora, la lieta notizia che lascia tutti senza parole, finalmente è successo. Che meravigliosa gioia! Tutti felicissimi per l'attrice spagnola, grandi notizie per la famiglia Bova Morales, ma in particolare per Rocío, finalmente è successo, arriva la comunicazione che tutti stavano aspettando. Non si tratta di una gravidanza in attesa ma di una news altrettanto meravigliosa, la famosa attrice spagnola è stata scelta come madrina della Mostra del Cinema di Venezia che da anni è un evento attesissimo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. L'attuale direttore Alberto Barbera, ha voluto fortemente Rocío accanto a sé, a ricoprire questo ruolo importante. Una decisione quella di Barbera che ha reso la bella spagnola una donna al settimo cielo. La bella attrice non potrebbe essere più contenta. Ha affermato a questo proposito, tra pochissimo a Venezia non sarà più da sola, anche il compagno e le figlie la raggiungeranno per sostenerla in questo nuovo progetto. Nel frattempo, i fan si sono mostrati felicissimi per lei. Finalmente è stato scelto qualcuno di attinente al ruolo per condurre, in veste di madrina, il Festival del Cinema, una vera attrice, come hanno dichiarato su social. Tante sono le polemiche che nel corso degli anni ci sono state proprio riguardo il famoso festival e le sue madrine. Tra chi reputava le scelte del direttore poco azzeccate e chi che le personalità dello spettacolo scelte fossero distanti o per nulla adatte alle vesti di madrina, oggi la situazione è diversa. Tutti si sono mostrati felicissimi per la bella Rocío, tanti speravano che la scelta quest'anno ricadesse proprio su di lei, finalmente una vera attrice conduce questo evento attesissimo, si dice sui social e, noi ne siamo sicuri. La Morales non deluderà per nulla i suoi affezionatissimi fan. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.